Recap 2017, siamo a Rimini, abbiamo incontrato un altro volto nuovo per voi amici di VenninTV.it. Ci troviamo allo stand della Italiana Plastica SRL, un'azienda campana giovanissima ma già con un'importantissima storia, e siamo qui con il loro responsabile marketing Gianluca Iannuzzi. Buongiorno e ben arrivato dinanzi alle telecamere e ai microfoni di VenninTV.it. Buongiorno a tutti, sono Gianluca Iannuzzi, responsabile marketing dell'Italiana Plast. L'Italiana Plast è un'azienda che si occupa di stoviglie monouso, quindi la produzione e la fabbricazione di stoviglie, piatti, bicchieri in plastica. L'azienda è nata nel 2010 a seguito di un'acquisizione di un nostro concorrente. Pur avendo una breve storia, c'è dietro una lunga tradizione. Una lunga tradizione perché in realtà la vostra famiglia si occupa di produzione materiale plastico da oltre 50 anni. Dal lontano 1963 il mio papà, il signor Iannuzzi Antonio, dopo una lunga gavetta ha avuto una grande intuizione, ha capito le potenzialità della plastica e quindi ha iniziato con il settore degli imballaggi flessibili, per poi evolversi a portare know-how, quindi esperienza, fino ad arrivare ad oggi a rappresentare un gruppo che cerca di competere sui mercati internazionali. Stiamo parlando dei tempi del Moplen, che ha fatto tanta innovazione nell'Italia del boom degli anni 60, e papà attraverso questa intuizione è andato a creare un'azienda molto molto strutturata, che si è sviluppata poi attraverso questa acquisizione del 2010, di circa 6 anni fa, che vi ha consentito di entrare in un nuovo segmento di mercato. Oggi siete qui a Rimini, al SIGEP, al Salone della Gelateria, della Pasticceria, Panificazione e del Caffè, per presentare le novità di quest'anno. Quali sono? Le novità sono ben tre. La prima, la più importante, la personalizzazione dei bicchieri caffè. Abbiamo effettuato un investimento importante. Abbiamo comprato un impianto stampa a tampografia fino a 7 colori. Quindi riusciamo a realizzare delle stampe di alta qualità, e questi sono... Ecco qui, queste sono le stampe che riuscite ad ottenere in modo, direi, praticamente perfetto. Sì, sì. Innanzitutto vorrei mostrare l'alta qualità e le definizioni del colore che riusciamo a raggiungere con questo nuovo impianto. Vedo che però, tra l'altro, il prodotto è estremamente cristallino, non si presenta opacizzato come alcuni altri elementi sul mercato. Sì, appunto, questa è la seconda novità che stiamo proponendo al SAGEP di Rimini. Siamo sempre alla ricerca, siamo sempre impegnati nel ricercare materie prime di alta qualità, quindi ad alta trasparenza, al fine di permettere una maggiore trasparenza possibile da poter poi far risaltare il marchio del cliente. E devo dire che il risultato è davvero eccellente. In questo caso, appunto, ci sono le sfumature del logo di Caffè Renoir che si vedono tutte, eppure è stampato molto piccolo, complimenti. Sì, grazie. C'è da dire che importanti aziende del settore della torrefazione ci stanno dando fiducia e quindi stanno credendo nel nostro progetto. Infine, la terza novità, le nuove colorazioni 2017, che sono appunto il rosso, il fucsia, il blu, il giallo, l'arancio, il celeste, l'argento, il pistacchio e il nero. Tanti colori, ma davvero tanti, e noto con piacere che voi avete il doppio colore, cioè un colore esterno, un bianco interno. In realtà sono due strati. Sì, stiamo parlando di un bicchiere caffè bicolore, dove appunto c'è una nuova forma, una sorta di calice, un modello brevettato. Sembra quasi un megafono messo all'impiedi.
che consente naturalmente poi alla bevanda caffè di stabilizzare il prodotto estratto dalla macchina. Beh, complimenti, davvero complimenti Gianluca. E allora, diciamo quali sono i vostri progetti per il futuro. Tante torrefazioni stanno credendo in voi, riuscite a stampare a 7 colori e a prezzi assolutamente concorrenziali. Qual è il futuro di Italiana Plastica SRL? Il futuro di Italiana Plast SRL è rivolto alle nicchie di mercato. Completeremo la gamma, a breve è prevista l'introduzione della palettina incartata singolarmente per offrire un servizio in più alle torrefazioni. Ed infine ci sono tanti progetti, tante novità che presenteremo ai prossimi eventi fieristici. Diciamo in anteprima quello che, ecco, io mi permetto di prenderlo per tuo conto, quello che state presentando proprio nell'ultimo periodo, un tantino in incognito, ma insomma nei prossimi 2-3 giorni diventerà ufficiale: il nuovo bicchiere per la distribuzione automatica, quello da 166 cc. Sì, infatti l'ultima novità sarà questa, però ancora non era pronta, quindi non l'abbiamo presentata in fiera, però è prevista a breve l'introduzione del 166 a forma di calice, anch'esso un modello brevettato che darà grandi soddisfazioni nel settore del vending. Bene, e noi saremo qui naturalmente per darne conto agli amici di VendingTV.it, che nel frattempo hanno visto il tuo esordio televisivo in uno stand molto illuminato, forse addirittura esageratamente caldo visto il momento, perché fuori ci sono 2 gradi, c'è la neve, c'è il ghiaccio, qui si suda un po' come potrebbe accadere dall'altra parte dell'emisfero, e devo dirti non è tanto sgradito questo calore in questo momento. Gianluca, grazie, sei stato cortesissimo, abbastanza spigliato per essere il tuo esordio televisivo, nonostante il tuo timore di sbagliare dinanzi alla telecamera con il microfono. Saluta gli amici di VendingTV.it. grazie e alla prossima. Noi ci vedremo prossimamente per un reportage proprio sulla Italiana Plast, per andare a capire quali sono i programmi e i prodotti proposti al mercato. Continuiamo in questo percorso itinerante nei corridoi di SIGEP 2017. Fabio Russo continua, non andate via.